Parola si risolve tutto. Una parola risolve tutto. Provi. Evasione fiscale. Brutta, combattiamola. È già risolto, abbiamo già incassato 500 milioni di euro. Probabilmente sì, è vero, recuperato, bene. Fame nel mondo? Brutta, non ci deve essere. È risolto. Non c'è più fame. Così, andiamo la gente probabilmente bisognerà investire dei soldi. Scusi, lei è sempre così, non capisce. I pubblici fanno i musei spregoni. Bene. I medici? Avidelli. Risolto così. I tassisti? Pigri. Gli insegnanti? Obesi. I parlamentari? Colleghi, certo, i piccoli, gli omosessuali, froci. No, si può dire così. Offende la gente, scusa. Probabilmente è vero, ma se dico gay la gente non capisce. Ma sì, che gay, non ho capito. Froci, bene. No. Va bene, una cosa concreta che può fare, i precari. Precari. Bene, spiego, vado alla lavagna. No, attento, ministro. Vado alla lavagna, spiego qui. Non la vediamo più. Ecco, quanti erano i precari? 15 non miliardi. Si vede niente, ministro. 15 miliardi, meno. No, ma a parte erano meno, non 15 quanti miliardi. Quanti erano? Ma meno, qualche centinaio. Vedi, l'ho detto, sono già diminuiti. Basta, sì, risolto, basta. Fatto. Scusi, risalgo la scaletta, vedete? Ecco. Ministro. Bene, l'ho detto. Ho già risolto il problema dei precari. A volte si è visto molto. Il problema però, dei precari, cosa intende fare? Sono stufo. Ministro. Bene, si è visto? No, non si è visto niente. Non si è visto? No. Bene, vado alla lavagna. No.